Questa è la nostra bomba. Per maggiore chiarezza ci scriveremo sopra bomba, per non essere fraintesi, e proveremo a portarla dentro il cantiere dell'Expo. Eccola. Ci vestiamo da operai. È molto probabile che fra 5 secondi qualcuno ci fermi e ci arresti, perché il cantiere dovrebbe essere presidiato da carabinieri, militari, esercito, polizia. Però se non ci fermano, credo sia veramente uno scandalo. Andiamo. Sporchiamoci un po' le scarpe per sembrare più open. Sporcatele pure tu, Simo. No, io mo nonna. Estremità ovest del cantiere, da qui dovrebbe passare il 70% dei visitatori. Siamo praticamente entrati. Adesso ci troviamo sul decumano, che è il corso principale. Alla nostra destra e alla nostra sinistra ci sono i vari padiglioni dei paesi. Lì c'è la Repubblica di Corea. Questo è il Vietnam. Protocollo di legalità all'articolo 5 si dice: i mezzi e le maestranze saranno verificati attraverso idonei sistemi di controllo e monitorati secondo le modalità previste dal protocollo di legalità, anche in relazione all'attività legata al settimanale di cantiere ivi contenuto. È bastato vestirsi con questo, è il gilet della macchina, è un caschetto che costa 3 euro e nessuno ci ha fermato. Per la vigilanza antimafia, ad evitare che nel labirinto dei subappalti subentrino nel cantiere aziende criminali. Sono 3 giorni che sto girando intorno a questo cantiere e ho visto decine di operai senza che ci fosse nessun problema. Ieri la stampa ha pubblicato i dati di questa sicurezza, ci costa 7,2 milioni di euro, e si legge che dovrebbero essere intorno al cantiere ben 500 telecamere. Il sito dovrebbe essere circondato da delle mura di 3 metri con 162 tornelli e 108 apparecchiature ai raggi X. Per l'Expo sono stati mobilitati 1300 poliziotti, 700 carabinieri e 600 soldati. Questo qui è Palazzo Italia, mentre qui c'è l'albero della vita, dovrebbe essere un po' la nostra Torre Eiffel. Questo è il simbolo di Expo, è un'opera che è stata molto ridimensionata rispetto al progetto originario perché costava troppo. È abbastanza carina da vedere, anche se ancora non è funzionante. Anche il padiglione Italia, come vedete, può vedere la differenza tra una facciata completata e la facciata non completata. Questa qui è la facciata est, che come vedete è ancora uno scheletro. Questa è un'opera molto complessa da realizzare ed è anche l'unica che rimarrà in piedi dopo l'esposizione universale, perché tutti gli altri padiglioni verranno smantellati. Lo stato dei lavori lo vedete da voi, non c'è niente praticamente di completato, si lavora con ritmi molto serrati per finire in tempo. Gli ottimisti dicono che per il 1° maggio sarà completato solo il 90%, i pessimisti invece il 70%. C'è anche un problema di sicurezza per i 20 milioni di visitatori che verranno qui da tutto il mondo, perché come abbiamo appena dimostrato, due potenziali terroristi possono tranquillamente entrare nel cantiere e mettere una bomba qui sotto Palazzo Italia.